con John Voight, che interpreta il Papa Maturo e ha una, e lo vedrete nel film, ha una somiglianza quasi perfetta. Questo applauso ricorda l'affetto che c'è stato e c'è ancora per Papa Wetiwa, una persona che abbiamo voluto ricordare in soltanto un minuto di immagini, una persona che ha segnato la vita di tanta altra gente, di milioni di persone, e in qualche modo nel ricordo la segna tuttora. Questo grande Papa, Papa Wetiwa, arriva in televisione con due grandi serate di cinema per la televisione, due fiction su Rai 1 domenica e lunedì prossimi. Ci sarà un Papa giovane e ci sarà il Papa che tutti quanti evidentemente conosciamo meglio, cioè il Papa dell'età matura e della vecchiaia, che sarà interpretato da John Voight. Al di là della somiglianza fisica, la vedrete nelle immagini in anteprima che vi proporremo stasera e che è assolutamente impressionante, credo che John Voight abbia avuto anche o cercato anche una somiglianza interiore con il Papa, perché già doveva forse recitare nella bottega dell'orefice in un lavoro scritto da Papa Wetiwa, insomma c'era qualche cosa che li legava. Che cosa? Beh, lui era una figura straordinaria per tantissimi aspetti. Era uno sportivo, era un intellettuale, era una persona che abbracciava, che amava le persone, era un linguista e aveva un grandissimo senso dell'umorismo. Tutte queste cose, tutte queste caratteristiche. È straordinario che siano concentrate in un'unica persona. Però quando ho incontrato Jerzy Kluger e quando ho conosciuto il suo assistente, l'arcivescovo di Cracovia, tutti i suoi stretti amici, tutti condividevano questi stessi aspetti, queste stesse caratteristiche: grande calore, grande intelligenza, grande senso dell'umorismo. È una curiosità intellettuale, è uno stato proprio di allerta. Io amo quell'uomo come chiunque altro. Quali sono le scene, le sequenze che lei ha interpretato con maggiore coinvolgimento, con maggiore emozione? Devo dire che tutto il percorso mi ha trasmesso una grandissima emozione. Tutte le fasi sono state diverse l'una dall'altra. Devo dire che essere stato insieme alla gente a Cracovia e a Roma è stata un'esperienza straordinaria, perché io sono convinto che c'era tantissimo amore nei confronti di quest'uomo, e forse verso la fine, quando hanno avuto la sensazione che forse non era più efficace come prima, hanno provato tristezza, e poi lui se n'è andato e hanno capito che anche alla fine era un uomo straordinariamente efficace nel suo insegnamento e gli manca, e non c'era più chiusura, volevano continuare a toccarlo in qualche modo. E quando sono diventato Papa ed ero insieme alla gente, pagavamo entrambi il rispetto a questo grande uomo e c'era una grande, grande emozione, straordinaria. E quindi forse era proprio la gioia di questo. La gente piangeva quando c'era questa interazione, quindi c'era una grande potenza, una grande forza. Poi devo dire anche che alla fine, nella vita del Papa, proprio verso la fine, quando praticamente il Parkinson lo aveva sfigurato, per me, dal mio punto di vista, lui è diventato potentissimo. E forse addirittura è diventato in un certo senso ancora più grande.
e ho provato una fortissima emozione alla fine, e penso che il film lo rifletterà. Vediamo una immagine simbolica in qualche modo del film, del Papa che incontra un barbone. Bravo John Voight, 1978, caro Wetiwa diventa Papa. E come si rivolge al pubblico? Già, erano 450 anni che noi avevamo un Papa italiano, quindi insomma fu una bella botta all'inizio. Allora lui si doveva far perdonare. Well, one of the most I my feeling is from, and by the way I have to say I'm very pleased to be here. Devo dire che sono molto contento di essere qui ad ascoltare le parole di questi ospiti così illustri, che sono persone così simpatiche, persone straordinarie, devo dire. Ed è appropriato parlando di questa grande persona. Sento di essere un po' con lui, anche essendo insieme a tutti questi suoi amici. E quando gli fu chiesto di rivolgersi al pubblico, alla folla, gli dissero: c'è un piccolo discorso che è stato preparato per te, oramai è un'abitudine pronunciare queste piccole parole. E lui ha segnato una sorta di standard per tutto il suo pontificato, parlando direttamente a braccio alla folla. E diciamo che da quel momento in poi è iniziata una storia d'amore con la gente. E dall'inizio del suo pontificato fino ai suoi ultimi momenti di vita, disse così: i reverendissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. And then he says, but not so far away. Però disse, ma non così lontano. That he's not within the circle of the faith. Che rientra comunque nel circolo della fede. I'm not well understood in your Italian, in our Italian language. E poi disse: magari non mi capiscono bene nel nostro italiano. Se mi sbaglio, and the audience, the whole place goes crazy. E tutta la folla impazzì quando sentì queste parole. Disse, nessuno aveva mai sentito dire al Papa: se mi sbaglio. E tutte le volte che, che incontro un italiano e dico che recito Giovanni Paolo II, mi dicono: mi corrigerete.